Negli Stati Uniti è stato autorizzato anche il vaccino anti-Covid della Johnson & Johnson. A differenza di quello di Pfizer e Moderna, questo vaccino prevede una sola somministrazione. Secondo i test, protegge per l'85% dei rischi di complicazioni da Covid. La notizia è stata ben accolta dal dottor Collins, il direttore dell'Istituto Nazionale della Salute. Siamo passati da due a tre vaccini e il terzo, quello della Johnson & Johnson, prevede una sola dose, il che rende tutto più facile da organizzare. Ma credo che debba passare questo messaggio: qualsiasi vaccino vi offrono, prendetelo, sono tutti ottimi. E la cosa più importante che possiamo fare adesso è vaccinare quante più persone possibili. All'inizio ci saranno solo 2 milioni di dosi Johnson & Johnson da dividere tra i vari stati, ma l'azienda ha promesso 20 milioni di vaccini entro la fine di marzo. Finora 46 milioni di statunitensi hanno già avuto almeno una dose di vaccino Pfizer o Moderna.